friends. She said to pick her up, but that's a bad call. Buongiorno, sono le 10:10 di sabato mattina e io devo finire di prepararmi perché oggi sarà una giornata abbastanza impegnativa nonostante sia sabato. Oggi devo sia lavorare che studiare tantissimo. È ufficialmente iniziato il periodo di esami, periodo abbastanza stressante. Devo andare più tardi in negozio da Subdued per raccogliere un po' di contatti per un evento che si terrà a breve. Non ho molto tempo da perdere in questi ultimi tempi, però devo dire che sono contenta e soddisfatta perché ci sono tanti progetti, tante cose che si stanno piano piano mettendo in ordine, mettendo a posto. A partire dai social sto avendo tante soddisfazioni anche dal punto di vista del podcast. Sarà un weekend molto carino, domani infatti ho un concerto di uno dei miei artisti preferiti in assoluto. Nelle scorse settimane non vi ho registrato dei weekly vlog, diciamo che l'ultimo che è uscito è stato una raccolta dei momenti salienti delle ultime 2-3 settimane addirittura, perché ero talmente presa che mi sono completamente dimenticata la telecamera. Ho dovuto consegnare ufficialmente il mio primo essay di storytelling, tra l'altro era la primissima volta che io scrivevo un academic paper. Ho dovuto consegnare anche ieri il secondo essay sempre di storytelling, quindi ora ce n'è ancora uno che sarà quello con il peso maggiore sul voto finale. Poi ho consegnato anche un altro assignment di History of the Media Landscape che, giuro, è stato traumatico perché onestamente mi sono ridotta un po' anche io all'ultimo a farlo. Ho un esame che arriva presto, sarà l'esame di History, e dopodiché ho chiuso questo primo periodo. Let's put on some music dopo questi aggiornamenti obbligatori. Dal momento che sotto l'ultimo vlog che ho pubblicato mi avete dato il feedback che vi piacciono effettivamente e vorreste più vlog chiacchiericci, volevo condividere con voi una riflessione che stavo facendo proprio ieri su quanto la mia vita ora sia quello che io per anni ho sognato e soprattutto uno dei miei più grandi sogni e obiettivi sia ora quotidianità. Sto parlando del parlare inglese tutti i giorni in qualsiasi situazione. E per me imparare, studiare bene e praticare l'inglese negli anni è stato cruciale, sia parlando di lavoro che parlando del percorso universitario all'estero. A questo proposito ci tenevo tantissimo a ringraziare iTalki, che è una piattaforma online con la quale ho già collaborato in passato più di una volta, perché credo tantissimo nel loro concept, in tutto ciò che offrono e nella sua validità. Per me è stata super utile per mettere in pratica, che è una cosa che purtroppo mi è mancata pur avendo fatto il linguistico. Le loro lezioni sono state parte della mia routine per tantissimo tempo. Non ci posso credere di quanto mi abbiano effettivamente aiutata. Voglio aiutare anche voi, quindi vi faccio vedere come si prenota una lezione sul loro sito. Innanzitutto, una volta sulla pagina iniziale, cliccate in alto trovo un insegnante. Selezionate la lingua che volete imparare, in questo caso l'inglese, e la categoria della lezione, in questo caso conversazione e pronuncia, ma ci sono tantissime opzioni tra cui la preparazione a degli esami specifici. Selezionate ora la vostra disponibilità, se preferite la mattina, il pomeriggio o la sera a seconda dei vostri impegni e la giornata. Potete anche selezionare, questa cosa è molto interessante, se il vostro tutor deve parlare la vostra lingua madre in modo che per voi possa essere più facile. Inoltre, se vi interessa un tipo di pronuncia specifica, selezionate il paese di provenienza. Vi usciranno i tutor più adatti a voi. A questo punto non vi resta che scegliere quello che più vi ispira e andare su prenota una lezione sul loro profilo. La lezione di prova ha uno sconto speciale. Cliccate la fascia oraria che vi interessa nel giorno che vi interessa, la piattaforma che preferite, e dopodiché potete andare ad inserire anche il mio codice promo per avere un ulteriore sconto. Io personalmente mi sono trovata bene fin da subito, mi hanno tolto quell'imbarazzo che io avevo nel parlare inglese con persone che conoscevo e di cui avevo paura per quanto riguarda il giudizio. Con i tutor di iTalki non ci si può sbagliare e questo problema non è assolutamente presente. Ora è il vostro momento di mettervi alla prova, ma soprattutto se il vostro sogno è lo stesso che io avevo qualche anno fa
è il momento di iniziare ad inseguirlo in modo concreto. Qui sotto nell'info box trovate il link per accedere al sito e utilizzando il mio codice sconto avrete 5 euro di sconto su una lezione di minimo 10 euro. Come al solito poi sono super curiosa di sentire il vostro feedback, quindi i miei direct di Instagram sono sempre aperti e anche i commenti. Buongiorno con questi bellissimi fiori che ieri ci ha portato la mamma di Domenico. Infatti lei e il papà di Domenico sono qui a trovarci. Finalmente abbiamo di nuovo la casa piena di fiori. Questi, un po' di tutti e i colori. Poi qui abbiamo questi altri che sono l'edizione autunnale barra di Halloween. E oggi andiamo a visitare una cittadina che in realtà non avevamo ancora visto qui in Olanda e deve essere molto carina, quindi non so esattamente perché in questi mesi l'abbiamo evitata, però vedremo. Siamo arrivati in stazione e praticamente questo è il parcheggio tipo autosilo però delle biciclette, dove ci sono due piani e io, inutile dire che non parcheggerei mai al piano di sopra se non ci fosse Domenico, perché non vedo come questa cosa possa funzionare. Dopo circa un'ora di viaggio da Utrecht siamo arrivati a Zaandam e questo posto sembra essere costruito come il set di un film. Infatti questi sono i palazzi che circondavano la stazione e era tutto fatto in questo modo. È relativamente piccolo, quindi ci siamo poi spostati a Zaanse Schans a 5 minuti di treno, che è un mini mini villaggio con un sacco di mulini a vento e cose caratteristiche come questa piccola fabbrica di formaggio, ma anche baretti in cui poter creare la cioccolata calda. Very rainy day today. Non ha smesso di piovere un secondo da quando mi sono svegliata ed è ormai primo pomeriggio, ma la situazione è ancora questa. Fortunatamente, dovendo stare tutto il giorno in casa oggi, questo non mi crea nessun problema e devo dirvi la verità, sto cercando di romanticizzare anche queste giornate con un tempo non particolarmente bello né che ho mai particolarmente apprezzato, perché in Olanda l'autunno e l'inverno è così il 99% delle volte e non posso rinchiudermi in casa né pensare di essere triste tutte le volte che piove o che comunque è grigio, altrimenti sarei triste per tutta la stagione. Adesso mangio e vi faccio vedere il mio comfort food di questa stagione fredda che ho scoperto da pochissimo e sto adorando e poi mi rimetto al lavoro per tutto il pomeriggio, poi devo studiare e ho un workout. Non mi sto allenando da tantissimo tempo, ma magari questo discorso lo tocchiamo dopo. Lenticchie al sugo e Gilmore Girls, questa è la pausa pranzo perfetta. Oh, you're on a boat in the water in the middle of nowhere. Haven't you seen my sage advice? I'd rather have the dollar. April says she's very excited. Very excited. But we had settled for an egg and guy cake from an erotic bakery in Hartford. Yes, it's a little early for cake for me. Non lasciatevi ingannare dal fatto che io sia sul divano, perché in realtà ho quasi portato a termine la mia to-do list per la giornata. Infatti avevo un sacco di goals perché, come vi dicevo già, è un periodo super pieno e quindi mi sono data parecchi obiettivi per ogni giornata in modo da essere abbastanza tranquilla con tutti gli impegni che avrò nel prossimo periodo. In ogni caso dovevo fare il riassunto del capitolo 3 del mio libro di history, per cui ho l'esame che si avvicina sempre di più con questa ansia costante. Fortunatamente la nostra peer coach, che sarebbe una studentessa del secondo anno del mio corso, darà una specie di lezione su come passare questo esame, perché lei ha avuto un voto decisamente buono e quindi sono un po' più tranquillizzata da questo fatto, ma dall'altra parte è un sacco di roba da studiare e io ancora, ad essere onesta, non ho iniziato. Però ho iniziato a lavorare al, diciamo, al file dove vorrò studiare effettivamente tutto, perché voglio riassumere quanto più possibile. Alla fine il libro in sé io non ce l'ho cartaceo, ma ce l'ho digitale, quindi non so dirvi quanto sia alto, però ha solo 9 capitoli, quindi non deve essere neanche troppo impossibile. Però con il fatto che non sto studiando da tantissimo, quando ho finito il liceo praticamente, non sono più abituata e quindi la mia concentrazione è bassissima. Adesso devo riassumere il capitolo 4 e 5, così nei prossimi giorni riesco almeno a studiare
più della metà. Però oggi di concreto devo memorizzare l'introduzione, che non pensavo neanche fosse una parte del programma, ma a quanto pare lo è. Il capitolo 1 e il capitolo 2. Poi avevo da finire delle cose di lavoro che ho fatto più velocemente del previsto, quindi le possiamo togliere dalla mia to-do list. E poi dovevo rispondere a delle mail per YouTube, editare un weekly, mandare un file per una collaborazione. Questa è la mia lista infinita, ragazzi. Oggi sono qui tutto il giorno a lavorare agli ultimi dettagli per l'evento che ci sarà tra esattamente una settimana. Infatti lì dietro vedete che sto preparando i gift per le invitate, e dopodiché ci sono ancora un sacco di cose da fare, quindi sarà una giornata decisamente intensa. È arrivato il momento di dire a mia mamma che ho appena preso un biglietto a sorpresa per tornare in Italia a trovarla nella settimana dopo gli esami, che è chiamata Reflection Week qui in Olanda, ed è una settimana in cui sostanzialmente non ci sono lezioni, e dal momento che i prezzi dei voli non erano niente male ne ho approfittato, ma lei non ne ha la minima idea. Cosa c'è da ridere? Volevo dirti che vengo in Italia. Oddio, come mai? Ho la settimana di pausa, quindi vengo a trovarti. Oh. Che bello, sei troppo piaccio. Quanto manca? Bella notizia. Ora è il momento di studiare. Io ovviamente, schiava di TikTok, sono andata da Tiger per prendermi le tazze di Natale. E in realtà l'unica che mi piaceva che ho trovato è questa. Però è pazzesca, guardate, sono rimasta solo delusa che non c'erano le altre anche sui toni del rosa, e ce n'erano alcune che personalmente non erano proprio il mio genere, ma questa non poteva rimanere lì e infatti la sto già utilizzando. Mi sono fatta un tè caldo e qui abbiamo History of the Media Landscape, fortunatamente per solo un paio d'ore, perché poi devo andare a rifarmi le unghie, sono terrificanti, ma mi sono durate un mese e questo è solo semipermanente, cioè le unghie sono effettivamente poi le mie. Mi sono data una sistemata ai capelli e in realtà in questo tempo in cui sono sparita sono andata e tornata dall'estetista, dove mi sono rifatta fare le unghie, però sono di un bordeaux, di un rosso più scuro, anche se probabilmente da questa luce vi sembreranno esattamente identiche, che non sarebbe una novità perché sì, faccio le unghie rosse da quando ho 16 anni e probabilmente ho cambiato il colore giusto 3 volte in tutto questo tempo, ma sono effettivamente caduta anch'io nel trend delle unghie scure autunnali, non potevo non farle, non potevo sfruttare l'occasione per provare un'altra shade, e devo dire che mi piacciono tantissimo e sono super soddisfatta e super contenta che le mie unghie stiano crescendo e che tutte le volte che vado a rifarle le debba accorciare di nuovo, perché ero super spaventata che dopo aver fatto la ricostruzione per tutta l'estate si sarebbero rovinate e indebolite tantissimo. In realtà non è stato così. In ogni caso non ho molto più da raccontarvi perché passerò tutto il resto della serata a studiare disperatamente e penso a fare un po' di stretching o pilates, che è il tipo di movimento che sto cercando di fare ultimamente, anche se devo dirvi sto facendo particolarmente fatica perché ho abbandonato totalmente qualsiasi cosa lontanamente sportiva, proprio perché ero troppo presa dal resto. Ho capito che ho sbagliato, perché senza movimento, senza tenere anche il corpo in salute, la mente non può ragionare, e ora sto cercando di rimediare. Vi devo dire, è difficile e penso che tutti gli studenti, studentesse come me possano capire, perché quando hai così tante cose da fare metti sempre in secondo piano te stessa, o almeno la maggior parte delle persone. So che purtroppo fa così, io compresa. Take care, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.